Fine. A te la parola, Anna. Eccoci. Posso andare? Sì. Allora, io oggi vi presento la sismicità dei campi Flegrei e in particolare due articoli pubblicati nel 2021 e 2022 che riguardano la sismicità fino a inizio 2021. Qui ci sono l'elenco degli autori che hanno fatto con me questi articoli e parte di altri che ancora sono da finire, ma soprattutto voglio sottolineare anche il contributo di tutti i colleghi che ogni giorno partecipano al mantenimento delle stazioni sismiche e in generale delle stazioni di monitoraggio dei campi Flegrei e anche i colleghi che si occupano del catalogo sismico, quelli in sala e quelli del laboratorio sismico, perché senza di loro ovviamente no, non avrei potuto fare queste analisi. E queste analisi rientrano all'interno del progetto dipartimentale LOVCF, coordinato da Lucia Pappalardo, come ha detto prima Pier Giorgio, ma anche all'interno di un progetto PRIN, di cui io sono il capolinea per l'Osservatorio Vesuviano, che si chiama Stochastic Forecasting in Complex System, che è un progetto molto simpatico perché unisce diversi campi. E si occupa di ricercare equazioni comuni per i sistemi complessi, quali il cervello e quindi gli attacchi epilettici, i sistemi finanziari e quindi le bolle finanziarie, e i sistemi terra e in particolare i terremoti. Io mi occupo ovviamente della parte terra. I due articoli di cui parlavo sono questi entrambi pubblicati su Scientific Report. Uno si occupa proprio della statistica del catalogo, è il primo pubblicato nel 2021, e l'altro invece è un articolo più vulcanologico che si occupa di analizzare più nel dettaglio i maggiori sciami registrati ai Campi Flegrei fino al 2021, anzi inizio 2021. Allora, innanzitutto vediamo che cos'è il catalogo sismico dei Campi Flegrei. Il catalogo sismico, come ho detto prima, è compilato grazie al personale di turno in sala, e poi è rivisto dal laboratorio sismico, quindi da Patrizia Ricciolino e Roberta Esposito per quanto riguarda i campi Flegrei. E contiene ovviamente tutti i VT registrati ai campi Flegrei e poi con altri codici contiene anche il resto della sismicità, sia antropica sia naturale, che viene registrata ai campi Flegrei. Infatti i campi Flegrei sono caratterizzati da un elevato numero di terremoti vulcanici, vulcanotettonici. Che ovviamente sono terremoti di tipo tettonico che avvengono nei vulcani. Questo è il terremoto di magnitudo 3,3 registrato, no, in realtà è 3,6 registrato ad aprile. Poi ci sono i terremoti ibridi che vengono registrati, sono stati registrati nel 2000, c'è stato uno sciame di terremoti ibridi quasi 2 mesi prima a uno sciame di eventi VT, e in corrispondenza ad un'inversione del trend discendente della caldera, perché dopo la crisi bradisismica dell'82-84 c'è stato un trend discendente per oltre 20 anni dell'andamento del centro della caldera. E poi c'è stato nel 2000 c'è stato un lieve sollevamento della caldera, poi ha ripreso il trend discendente. E questo lieve sollevamento è stato accompagnato da uno sciame sismico e uno sciame di eventi ibridi, caratterizzati da un primo arrivo a abbastanza basse frequenze e da un chiaro arrivo delle onde S. Poi ci sono alcuni LP registrati, in particolare nel 2006 è stato registrato uno sciame di LP insieme a uno sciame di VT. Alcuni eventi LP sono stati visti anche, sono stati ritrovati anche nei segnali sismici dell'82-84. E rari eventi LP sono stati trovati anche nel 2014, nel 2015, però non è una sismicità normalmente registrata ai Campi Flegrei. Ci sono anche rari fenomeni di tremore che sono stati visti ai Campi Flegrei, però in generale questi eventi tipicamente vulcanici, quindi LP ibridi e tremore, sono abbastanza rari attualmente. Poi abbiamo un sacco di segnali antropici che vanno ovviamente eliminati dal catalogo, di cui deve essere ripulito il catalogo. Prima di tutto ci sono le esplosioni, che sono a volte esplosioni legali, quindi fatte dalla Capitaneria di Porto, che
di solito ci avvisa per brillamenti di ordigni bellici ritrovati. E queste sono esplosioni abbastanza forti, come questa che ho riportato qua al largo di Miseno. Poi ci sono diverse esplosioni dei pescatori di frodo che fanno esplodere ordigni all'interno della caldera, nella parte a mare, chiaramente, e queste aumentano esponenzialmente prima di Natale, Capodanno, di solito. Poi abbiamo eventi di natura antropica legati alla presenza dello stadio Maradona, non è più Stadio San Paolo, e per esempio qui abbiamo riportato quanto è stato registrato durante il tifo dei mondiali. Questa partita ovviamente non è avvenuta a San Paolo, questo è il tifo nei campi Flegrei o a Ischia, perché l'ultima stazione di Ischia, tifavano per la partita, ed è un segnale, diciamo, poco interessante dal punto di vista sismologico, molto più interessante dal punto di vista sociologico, perché si vede come per gli errori dei rigori altrui noi gioiamo molto più che per la buona riuscita dei nostri rigori. E ovviamente questo è l'ultimo rigore e i fuochi d'artificio e varie feste avvenute dopo la fine della partita. E infine abbiamo segnali legati alla presenza delle metropolitane. Questa è la Cumana, questa è una stazione che si trova in un sito bellissimo su roccia, dentro una galleria. È un ottimo sito, se non fosse che vicino ci passa la Cumana, e quindi durante il giorno ci sono i vari passaggi. Si vede il mouse? Sì, ci sono i vari passaggi della Cumana, si vede proprio il carico della Cumana che passa. Di notte ovviamente è molto, molto silenzioso. Quindi tutti questi segnali vanno ripuliti dal catalogo sismico, quindi ed è un'operazione che di solito non è possibile fare in maniera automatica, ci vuole sempre la supervisione di un operatore. Quindi una volta creato questo catalogo sismico, noi siamo andati ad analizzare ovviamente solo i VT. Qui ho riportato gli eventi VT registrati con una magnitudo di completezza di 0,2 dal 2000 ad oggi. Come si vede, c'è un aumento della sismicità sia per quanto riguarda le magnitudo, sia per quanto riguarda il rate sismico dei segnali registrati. In rosso abbiamo il numero cumulativo e in blu si vede un po' peggio il momento sismico cumulato. E come si vede, la sismicità è molto bassa in magnitudo, ci sono solo due step più ampi, che sono questo, il terremoto 3.1 registrato a dicembre 2019, e questo è il 3.6 registrato invece ad aprile 2020. E qua sotto abbiamo invece lo spostamento verticale registrato alla stazione Rite, che mi ha fornito Prospero. E la stazione Rite si trova praticamente al porto di Pozzuoli, al rione Terra che sta attaccato al porto di Pozzuoli praticamente, che è il punto di massimo sollevamento. Questo è solo il sollevamento verticale. Come vi avevo detto prima, nel 2000 c'è un lieve sollevamento, dopo farò vedere anche il trend più a lungo del movimento verticale dei campi Flegrei. Prima, quando si analizza un catalogo sismico, il primo step da fare è la stima della magnitudo di completezza, perché la magnitudo di completezza è la magnitudo minima che viene registrata da una certa rete sismica, e quindi al di sopra della magnitudo di completezza siamo confidenti di avere tutti i terremoti. Si può stimare principalmente in due modi, un modo teorico e un modo empirico. Il modo empirico è quello dal catalogo, cioè stimo dove ho la completezza di tutti gli eventi, quindi dove la Gutenberg Richter finisce la parte piatta, diciamo. Oppure un modo teorico. Qui l'abbiamo stimata, per questo lavoro l'abbiamo stimata in entrambi i modi. E queste sono le immagini della sensibilità della rete sismica. Sostanzialmente si usa la configurazione della rete sismica per capire se la rete è in grado oppure no di registrare un terremoto. Abbiamo utilizzato un programma che si chiama Sensi, che abbiamo sviluppato qui all'Osservatorio Vesuviano e che è disponibile free, si può scaricare sia su Zenodo, sia su GitHub, su altre piattaforme. Quello che fa questo programma è simulare su una griglia degli eventi di una data di una certa magnitudo. Qui ho rappresentato la griglia a 1 chilometro di profondità.
Ovviamente devo conoscere alcuni parametri della sorgente di questi terremoti, in particolare lo stress drop. In più devo conoscere la velocità stimata nella zona ipocentrale. Poi devo conoscere l'attenuazione anelastica, dato che quella elastica è nota. E quello che faccio è quello che fa questo programma è simulare un evento in un dato punto, valutare qual è l'ampiezza che questo evento avrebbe se fosse registrato da una data stazione e vedere se questa ampiezza è maggiore oppure no del noise medio di questa stazione. Quindi se la stazione sismica è in grado di registrare l'evento, allora è registrato da quella stazione. Quando ho almeno 4 stazioni che registrano l'evento, allora posso essere confidente che questo evento venga anche localizzato. Questa è la stima della sensibilità alla localizzazione. Si vede che dal 2000 al 2007 era decisamente più bassa di quella che abbiamo adesso, ma sostanzialmente vediamo che dal 2012 in poi la sensibilità nella zona centrale, che sarebbe la zona di Solfatara Pisciarelli, che è questa, la sensibilità della rete è rimasta più o meno costante, perché quello che è stato fatto è stato di allargare la zona di detezione della rete, mettendo altre stazioni e sono state rese ridondanti le stazioni principali, cioè le stazioni vicino alla zona sorgente, dove c'è il maggior numero di eventi registrati. Quindi, come possiamo vedere, la magnitudo di completezza varia nel tempo, ma possiamo, per l'analisi del nostro catalogo, usare un'unica magnitudo di completezza, perché tra il 2000 e il 2011 in tutto saranno stati registrati una cinquantina di terremoti, o anche meno, di magnitudo maggiore di 0,2, perché la sismicità era molto bassa, come vediamo in questa slide. Quindi poi abbiamo stimato la magnitudo di completezza in maniera empirica, quindi dal catalogo. Ci sono diversi metodi per stimare la magnitudo di completezza. Qui è stimata con la maximum likelihood, ma anche con la curvatura massima abbiamo avuto gli stessi risultati. E in particolare abbiamo visto che a seconda delle finestre che utilizzavamo e nel periodo, ovviamente se è uno sciame oppure no, che vado ad analizzare, la magnitudo di completezza varia di solito tra 0,2 e 0,4, la più probabile, cioè il valore che maggiormente risultava era una magnitudo di completezza di 0,2. Quindi abbiamo stimato il B value sia con, qui non ho ricordato che questo è il valore del B ovviamente, sia con una magnitudo di completezza di 0,2 sia con una magnitudo di 0,4. Abbiamo dei B comparabili, anche se ovviamente con 0,2 è un po' più bassa, ma per i nostri scopi, cioè vedere qual è l'andamento del B, entrambi i valori sono più che accettabili, e dalle analisi statistiche fatte abbiamo visto che 0,2 è comunque il valore più probabile, cioè il miglior valore che possiamo utilizzare. In più abbiamo fatto prove variando le finestre di eventi, cioè quello che abbiamo fatto è stato utilizzare finestre di eventi di 100 eventi fino a 350 eventi per vedere che cosa succedeva al B-value. Vediamo che il trend è lo stesso, cioè abbiamo un aumento del B-value verso la fine del catalogo analizzato, anche se le variazioni del B sono maggiori soprattutto per finestre più basse. Quello che abbiamo fatto è stato utilizzare finestre di 150 eventi, abbiamo stimato il B-value e poi abbiamo stimato anche altri parametri che ci sono forniti dal catalogo, quindi l'intertempo, la profondità media e la distanza epicentrale media, sempre su finestre di 150 eventi. Ovviamente non ci dobbiamo stupire che il primo campione sia nel 2014, perché come ho detto prima la sismicità è aumentata a partire dal 2012, quindi per avere 150 eventi di magnitudo maggiore di 0, maggiore uguale a 0,2, dobbiamo arrivare al 2014. Vediamo che il B-value si mantiene abbastanza costante fino al 2018, dopodiché c'è una decrescita e un aumento del B, fino ad arrivare a valori di circa 1,4. Questo 2018 torna anche nella distanza epicentrale media, e anche nella profondità media. Qui ovviamente questa è la parte più superficiale
e qui è più profonda. Vediamo che dal 2018 in poi abbiamo sia un avvicinamento degli eventi tra di loro, sia una superficializzazione, soprattutto nella parte finale del catalogo analizzato. Questo 2018 sembra un punto di discontinuità di questa, delle caratteristiche che, della caldera dei campi flegrei, cioè del comportamento dei campi flegrei. Abbiamo utilizzato quindi altri parametri geofisici per analizzare i nostri dati. Infatti si è visto che sui vulcani la potenza del monitoraggio è proprio quello di essere multiparametrico, l'unire le varie informazioni provenienti dal monitoraggio è il modo migliore per cercare di capire come il sistema vulcanico funziona. Abbiamo visto che l'andamento della CO sul CO2, che secondo Caliro e secondo Chiodini è un buono stimatore, secondo i geochimici in generale, è un buono stimatore della temperatura del sistema profondo che alimenta le fumarole. Questa è la CO su CO2 registrata alle fumarole della solfatara. Quindi il valore della CO su CO2 si fittano molto bene con il numero cumulativo degli eventi. Vediamo che rotandoli insieme o anche uno versus contro l'altro, abbiamo hanno praticamente lo stesso andamento e di nuovo vediamo che nel 2018 c'è una variazione di questo trend, cioè sia la cumulativa degli eventi cambia proprio la sua pendenza, sia il parametro CO su CO2 ha un improvviso aumento. Inoltre vediamo che la cumulativa degli eventi fitta molto bene con lo spostamento verticale registrato alla stazione Rite. Nel 2018 abbiamo uno sciame, di cui parlerò poi dopo quando parlerò dell'articolo sugli sciami, che è uno dei pochi sciami non associabili alla variazione di velocità del sollevamento dei campi flegrei, perché di solito gli sciami maggiori erano sempre associabili a un aumento della velocità del sollevamento del suolo. E nel 2018 invece abbiamo uno sciame con magnitudo più importante rispetto a quelle registrate ai campi flegrei, che però non è associabile all'aumento di velocità, cioè il trend è stabile, il trend di sollevamento dei campi flegrei nel 2018 durante lo sciame, prima dello sciame in realtà, era stabile. Vediamo quindi di analizzare invece più nello specifico i vari sciami registrati ai campi flegrei. Allora, innanzitutto bisogna dire che la definizione di sciame nella teoria è una definizione molto semplice, cioè lo sciame è l'accadimento di te sono, fanno parte di uno sciame quei terremoti che avvengono in un limitato intervallo di tempo e di spazio e che non hanno la classica configurazione delle sequenze, cioè main shock, aftershock. Quindi il main shock non si trova all'inizio della sequenza e quindi è uno sciame. Però quando poi uno va a mettere in pratica questa la teoria, è molto più complicato determinare gli sciami. Quello che noi abbiamo fatto è stato sia utilizzare un metodo basato sul rate sismico, quindi cercare gli sciami che uscivano fuori da quello che era il classico rate dei campi flegrei, sia unire informazioni sia date dalla deformazione verticale registrata a rite e sia informazioni geochimiche. Infatti, per vedere il rate sismico abbiamo dovuto dividere il periodo analizzato in tre differenti rate, perché come vi ho fatto vedere prima, la sismicità aumenta parecchio nel tempo. E quindi abbiamo usato tre rate differenti. Abbiamo valutato quali erano i possibili sciami e all'interno di quelli abbiamo selezionato quelli che erano associabili a variazioni nei parametri geochimici o delle deformazioni. E abbiamo tirato fuori questi sei sciami che ho qui riportato. E vediamo che questi sono gli sciami identificati, li ho plottati anche qua sopra. Il primo è registrato nel 2000, in cui ovviamente la sensibilità della rete era molto differente. Poi c'è lo sciame del 2006, che non sono andata a indagare in questo lavoro specificatamente, perché è stato ampiamente analizzato in lavori, il più famoso penso che sia Saccorotti 2008, forse, non sono molto brava nelle date.
E poi abbiamo questi altri sciami che ovviamente si avvicinano man mano che arriviamo alla fine del catalogo, perché il rate aumenta parecchio. Partiamo dallo sciame del 2000, come ho detto la sensibilità della rete era molto più bassa, quindi in questo sciame, nonostante fosse composto da una novantina di eventi, siamo riusciti a rilocalizzare solo una decina di eventi che sono qui riportati. Allora in nero ho riportato gli eventi localizzati con il programma NullInLock, utilizzando un modello di velocità 3D, in particolare il modello di Daury et al 2008, e in rosso invece sono riportati gli eventi rilocalizzati con HypoDD. E qui abbiamo un meccanismo focale, siamo riusciti a fare il meccanismo focale solo dell'evento di magnitudo maggiore, che era 2.1 nel caso specifico. In questo caso, come ho detto, c'è stato un sollevamento del suolo, un aumento della velocità, in questo caso proprio un'inversione della velocità del sollevamento, di un paio di mesi prima dell'occorrenza dello sciame, e subito dopo lo sciame la caldera ha ricominciato a scendere come faceva da una ventina d'anni da dopo il bradisismo dell'84. Poi c'è stato lo sciame del 2006, poi passiamo direttamente, scusate, non ho detto che qui si nota che il trend delle localizzazioni è un trend verticale e molto concentrato al di sotto della zona di Solfatara Pisciarelli, che è questa. Quindi sono terremoti tutti vicinissimi tra loro, stiamo parlando di meno di un chilometro quadrato. Questo è lo sciame del 2012, è l'unico sciame che è avvenuto nella zona sopra il porto di Pozzuoli, a nord del porto di Pozzuoli, ed è una zona che fino al inizio 2021 non era più stata interessata da terremoti, ce ne sono stati registrati pochissimi in questa zona. È uno sciame abbastanza profondo, perché è localizzato a circa 3 km di profondità. Le magnitudo non sono elevatissime, perché le massime ci sono due eventi di magnitudo 1,7, magnitudo durata 1,7, perché poi magnitudo momento stimata da Daury et al 2011, credo, è di 1,9. Vediamo che lo stress drop di questi due eventi, dei due eventi maggiori, è più elevato rispetto allo stress drop registrato di solito ai campi Flegrei, che è in media di 5 bar. Questi terremoti sono stati, come nei precedenti, sono stati localizzati utilizzando il modello 3D e utilizzando HypoDD. Vediamo che comunque si concentrano in un'unica zona, sempre subverticale, con un andamento sempre subverticale. In questo caso abbiamo potuto fare il meccanismo focale per quattro terremoti e vediamo che in tutti i casi è un meccanismo normale con una direzione nord-est-sud-ovest per tutti gli eventi. Anche in questo caso lo sciame è stato registrato dopo circa un paio di mesi di incremento della velocità del sollevamento, che è passata da un sollevamento di 0,4-0,5 cm all'anno a più o meno un centimetro e mezzo al mese, quindi c'è stato un forte incremento della velocità. E in questo caso sono state registrate anche variazioni nei parametri geochimici registrati. Poi abbiamo analizzato lo sciame del 2015, che è uno sciame localizzato un po' più ad est rispetto alla Solfatara. È uno sciame di 33 eventi però che vanno da magnitudo meno 1.1 a magnitudo 2.5, quindi sono molto meno quelli sopra la magnitudo di completezza. E si è avuta dopo circa un mese di incremento nel sollevamento del suolo. Vediamo che in questo caso abbiamo un andamento molto verticale dei terremoti. I terremoti di magnitudo maggiore si trovano sempre più in basso rispetto agli altri, ma quando li localizziamo con HypoDD i terremoti tendono a concentrarsi tutti intorno a 2-3 km. Per quanto riguarda i meccanismi focali, in questo caso siamo riusciti a farne diversi, e però vediamo che, e a conferma di quanto visto precedentemente, abbiamo che tutti i meccanismi sono di faglie normali, relative a faglie normali, di solito ad alto d'angolo, e sempre con un andamento nord-est-sud-ovest.
Poi abbiamo considerato lo sciame del 2018, che è quello non associabile ad incrementi della velocità, quindi è uno sciame particolare rispetto agli altri. In questo caso lo sciame sembra essere più spread, la sismicità sembra essere distribuita in un'area più vasta, che non coinvolge quindi solo Solfatare e Pisciarelli. Come prima abbiamo tutte faglie di tipo normale, con stesso orientamento nord-est-sud-ovest, e anche in questo caso i terremoti di magnitudo massima si dispongono nella parte bassa dello sciame, con profondità che vanno da circa tra i 3 e i 2 chilometri di profondità. Quando parlo di queste localizzazioni, sono tutte localizzazioni che hanno un errore molto basso. Di solito parliamo di un centinaio di metri come errore epicentrale e di 100-200 metri sulla Z, sull'errore verticale. Questo è lo sciame del 2019, uno sciame con il cui evento massimo era di magnitudo 3.1, avvenuto in poco meno di 3 ore. Una cosa che non ho detto è che gli sciami dei Campi Flegrei di solito sono caratterizzati da una forte velocità di accadimento, perché di solito durano al massimo 3-4 ore. In questo caso sono stati registrati 34 eventi, e circa un mese prima dell'accadimento di questo sciame si è avuto un aumento, un'impennata nella velocità di sollevamento della zona centrale dei Campi Flegrei, passando da circa 7, perché qui c'era quasi un plateau, si stava formando, quindi passando da 7 mm al mese circa ad un centimetro al mese. E in questo, alla fine dello sciame, il sollevamento totale della zona centrale della caldera rispetto al 2000 era di circa 65 centimetri. L'ultimo sciame analizzato è quello del 26 aprile 2020. In questo caso i terremoti sono tutti concentrati al di sotto della zona di Solfatara Pisciarelli, che è chiaramente qua. Anche qui abbiamo una disposizione verticale dei terremoti, abbastanza verticale, al di sotto di questa zona. Tutti i terremoti sono di faglia normale ad alto angolo con andamento est-ovest, e questo è anche confermato dal lavoro fatto da La Rocca e Galluzzo nel 2018, credo, dove hanno analizzato i meccanismi focali di diversi terremoti registrati nella zona dei Campi Flegrei, e noi possiamo confermare con questo lavoro che tutti i meccanismi registrati fino a inizio 2021 erano di tipo normale. Poi dopo vi farò vedere una slide dove si vede che in realtà poi dal 2021 hanno cominciato ad avvenire anche terremoti in un'altra zona di meccanismo inverso. Come vediamo, utilizzando iPoDD, i terremoti si schiacciano, ma resta comunque un andamento subverticale. Quello che abbiamo fatto è stato confrontare i terremoti con le altre informazioni geofisiche che avevamo a disposizione, in particolare con le tomografie sia in velocità che in attenuazione. Questa è Calotra Melli 2018, queste che abbiamo rappresentato, con la tomografia in resistività fatta da Agata Siniscalchi, e basta con la geochimica, ma è un lavoro fatto da Chiodini, che ha confrontato i dati con la geochimica. Qui abbiamo le slide che ho rappresentato si riferiscono a quest'area, al di sotto di quest'area, questa curva, questa linea che viene rappresentata qua. Ho utilizzato VP su VS e l'attenuazione, e non la VP direttamente, che è comunque qua rappresentata, perché per poterla legare al sistema idrotermale. Quindi la VP su VS è quella che maggiormente risente della presenza di fluidi o di gas. E in particolare vediamo che i terremoti, questi sono i terremoti non appartenenti agli sciami, tutti i terremoti registrati. I terremoti si dispongono di solito in quest'area a basso VP su VS, che per un sistema idrotermale come quello dei Campi Flegrei può essere associata
a una zona ad alta fratturazione riempita con gas, mentre gli sciami si vanno a localizzare tutti sotto questo sistema, nella zona di interfaccia, diciamo, tra il sistema idrotermale e quello che sembrerebbe essere uno strato che uno strato più impermeabile che blocca o fa passare in maniera intermittente i fluidi dalla zona profonda, che è questo famoso caprock che si pensa che ci sia i Campi Flegrei e la cui presenza è confermata dalla tomografia mia e di Marco, ma anche dai lavori di Vanorio, di De Siena, da diversi lavori di tomografie fatte ai Campi Flegrei. Questo caprock sembra essere molto sottile e dovrebbe trovarsi intorno ai 2 chilometri e mezzo. Qui sotto abbiamo rappresentato l'attenuazione. In realtà il QS è l'inverso dell'attenuazione delle onde S, quindi maggiore è il QS, minore è l'attenuazione. Vediamo che al di sotto di qui c'è la zona del porto di Pozzuoli e qui abbiamo lo solfatare Picciarelli. Si forma come una U di basso QS, quindi di alta attenuazione, e i terremoti si vanno a disporre proprio in questa zona, solo nel braccio della U che si trova al di sotto di solfatare Picciarelli. Quindi questa sembra essere una via preferenziale scelta dai terremoti e probabilmente anche dai fluidi che passano. Di nuovo, i terremoti appartenenti agli sciami e quindi quelli di magnitudo maggiore si localizzano nella zona di massimo contrasto, quindi di passaggio tra basso e alto QS. Questi che vediamo qua sono i terremoti relativi allo sciame del 2012, che come vi ho detto è l'unico sciame che si trova nella zona nord del porto di Pozzuoli, zona che poi è risultata abbastanza sismica, molti pochi terremoti sono stati registrati in questa zona fino alla fine del 2020. Il confronto con la tomografia irresistività di Agata ci mostra che i terremoti si dispongono principalmente in questa zona ad alta resistività che si trova proprio al di sotto di solfatare Picciarelli. Ovviamente quando dico solfatare Picciarelli, per chi non conoscesse i Campi Flegrei, è questa zona, e solfatare Picciarelli sono praticamente dal punto di vista, diciamo, geofisico per quanto riguarda le tomografie la stessa zona, perché sono vicinissimi l'uno all'altro, sono da una parte e dall'altra di un rilievo. Vediamo che quindi la sismicità si colloca tutta nella zona ad alta resistività, quindi dove supponiamo esserci gas che risalgono dal profondo, mentre i terremoti relativi agli sciami si trovano nella zona di passaggio. Questi sono i terremoti del 2012 che stanno al di fuori della tomografia fatta da Agata, che si trova è al di sotto di questa zona. Inoltre, qui abbiamo riportato le faglie prese da un lavoro Vilardo et al 2010, credo, e vediamo che i terremoti si vanno a posizionare al di sotto di queste faglie. Le faglie nei Campi Flegrei sono tutte sono principalmente rivolte nord-est, sud-ovest e nord-ovest, sud-est. Però questa è la figura che ci ha fatto scegliere il referee. In realtà quella che avevamo scelto noi nel lavoro era una figura molto più difficile da interpretare, però faceva capire come in realtà i Campi Flegrei sono tutti frastagliati, sono composti da blocchi disgiunti tra loro che si muovono. Quindi diciamo che è molto facile trovare faglie che si adattano perfettamente alla sismicità che abbiamo, perché sono talmente fratturati i Campi Flegrei che ci sono faglie ovunque. Questo che ho riportato qui invece è un lavoro di Chiodini, dove si mostra che i picchi nei parametri geochimici, in realtà qui non è il CO su CO2 che avevamo analizzato nel lavoro precedente, ma si tratta di CO su CH4, e si vede come i picchi in questi valori si possano correlare con i picchi delle deformazioni e della sismicità, con uno shift di circa 200 giorni. Quindi, come si vede, tutti questi valori, i valori geochimici, i valori della deformazione e i valori della sismicità, sono
tra di loro comparabili. Quindi, quello che, questo è per quanto riguarda i lavori fatti finora, e quindi si vede come dalle analisi di tomografia si vede come i dati sismici confermino la presenza di questo caproc che sembra bloccare il passaggio dei fluidi o farli passare in maniera intermittente, diciamo, e i terremoti di magnitudo massima sembrano associabili alla presenza di questo caproc. Ovviamente, se stiamo parlando di un caproc sottile per quanto riguarda la geofisica, e dobbiamo considerare ovviamente che l'errore nella localizzazione dei terremoti è 100-200 metri per quanto riguarda la profondità. Questi sono i due lavori che volevo presentare oggi, ma quello che ho fatto, purtroppo sono rientrata dal lavoro solo 10 giorni fa, quindi l'ho fatto abbastanza velocemente, però ho preso i terremoti di magnitudo massima fino al 2020, quando c'è stato l'ultimo sciame che abbiamo analizzato, e li ho rappresentati qua. Qui sono rappresentati gli eventi con magnitudo maggiore di 2 registrati dal 2015 al 2020. In realtà, se avessi rappresentato quelli registrati dal 2000 al 2020, ne avrei avuto uno, cioè quello avvenuto nel 2000, nello sciame del 2000. E vediamo che sono tutti localizzati al di sotto della solfatara, tranne questo che è al di sotto dei camaldoli, con un andamento subverticale che viene sempre confermato al di sotto della solfatara. Ma quello che succede è che se prendo i terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 2 da maggio 2020 ad oggi, questo è quello che ottengo. Come vi ho detto prima, questi sono gli unici terremoti che hanno mostrato faglie inverse, cioè i meccanismi focali di questi terremoti sono inversi, differentemente da quello che abbiamo nella zona centrale dei Campi Flegrei. Ovviamente quelli per cui è stato possibile calcolare il meccanismo focale, perché non per tutti è possibile, sia perché spesso i terremoti registrati ai Campi Flegrei sono spesso in sciami, come vi ho detto, quindi se avviene un terremoto poco prima di un terremoto anche di magnitudo elevata per quanto riguarda i Flegrei, ricordiamoci che il magnitudo massimo registrato dopo l'84 è un 3.6, però se anche il terremoto è di magnitudo elevata ma avviene nella coda di un altro terremoto, non è facile prendere il primo arrivo, e quindi non si riesce a calcolare il meccanismo focale. Quindi vediamo come il rate dei terremoti è aumentato e anche l'area interessata dai terremoti è aumentata, perché questa è l'area dei terremoti, questi sono i terremoti registrati fino a inizio 2021, quindi quelli analizzati nei due lavori, ma questi sono confrontati a quello che è successo nell'82-84. Nell'82-84 sono stati registrati più di 16.000 terremoti meno di 2 anni, e queste erano le loro localizzazioni. Vediamo che sono molto più spread rispetto a quelle che abbiamo adesso, ma se prendiamo le localizzazioni ad oggi, si avvicinano di più a ciò che avevamo nell'82-84. Quindi negli ultimi 2 anni sono avvenuti un numero importante di terremoti, e la zona si è molto ampliata, la zona dei terremoti. Vediamo che di nuovo si è riattivata questa faglia che si era attivata nell'82-84 e che fino al 2020 non aveva mostrato terremoti. Quello che poi ho fatto è stato ampliare l'analisi del B, cioè prima avevo analizzato il B fino a inizio 2021 e quindi avevamo questo picco nel B. Vediamo che il B ha cominciato a scendere ed è tornato a valori poco sotto l'1. Questo è l'intertempo, che ovviamente è molto ravvicinato, perché abbiamo visto che il rate è aumentato parecchio. Qui ho riportato la profondità media, in questo caso, mentre prima era riportata all'inverso, adesso questa è la parte superficiale, quindi quella superficializzazione che avevamo visto prima nei terremoti era questa. Adesso vediamo che però i terremoti si sono di nuovo abbassati, mentre è rimasta la vicinanza. Qui avevamo avuto un minimo nella concentrazione dei terremoti, quindi si erano avvicinati parecchio, prima ci eravamo fermati a questo punto qua, adesso vediamo che ovviamente i terremoti la zona interessata dai terremoti si è ampliata. Poi un'altra cosa che ho fatto abbastanza velocemente, che riprenderò in mano a giorni,
è di confrontare i terremoti dell'82-84 con quelli attuali. Qui abbiamo i terremoti, probabilmente si legge poco, ma arrivano fino a 320 al giorno, al di sopra della magnitudo di completezza, che in questo caso è stata scelta come 0.5. Qui sono i terremoti di adesso, qui abbiamo rappresentato da qui a qui sono 2 anni, da qui a qui sono 15, quasi 16 anni. Vediamo ovviamente che il numero di terremoti per giorno è molto variato, qua abbiamo 30 terremoti al giorno, qua ne avevamo 300, quindi stiamo su un ordine di grandezza in meno. Vediamo che la cumulativa degli eventi ha una forma differente, ovviamente qui quando questa è la stessa figura tagliata in più punti, quindi in realtà qui leggo 10.000 terremoti, ma perché va a prendere anche i terremoti precedenti chiaramente, quindi è tagliata solo nella parte successiva della figura. E abbiamo che la cumulativa del momento sismico aumenta con questi due step, che sono gli eventi il 3.1, il 3.3 e l'ultimo il 3.6. La magnitudo massima registrata invece nell'82-84 è stata di 4. Quello che ho fatto in maniera molto veloce è stato provare a fare il calcolo dei B, intertempo, interdistanza e profondità media, anche per i terremoti dell'82-84. Ma qui il problema principale è unire i cataloghi sostanzialmente, perché nell'82-84 abbiamo due pezzi di catalogo, perché abbiamo un catalogo molto buono che è stato fatto grazie anche alle stazioni del Wisconsin, dove la magnitudo di completezza è circa 0,5, ma all'inizio del bradisismo le stazioni erano meno rispetto a quelle che sono state messe poi grazie al contributo di queste stazioni del Wisconsin, e la magnitudo di completezza risulta circa 1. Quindi per ora abbiamo semplicemente separato, per fare un'analisi molto veloce, abbiamo separato i cataloghi in 3 parti, quindi magnitudo di completezza 1, 0,5 e 0,2. Ovviamente uno si può chiedere perché non abbiamo usato la magnitudo di completezza 1 per tutto il catalogo per vedere l'andamento, in realtà ci abbiamo provato, ma bisogna ricordarsi anche che la magnitudo massima registrata adesso nei campi Flegrei è 3,6, quindi se prendo una magnitudo di completezza di 1, il numero di terremoti che mi rimane è molto ristretto e l'intervallo di magnitudo che vado ad analizzare è molto piccolo, quindi la pendenza della Gutenberg-Richter la variazione della pendenza è molto elevata, cioè ho un grande errore nella stima della magnitudo della Gutenberg-Richter, della pendenza della Gutenberg-Richter, quindi del B. Vediamo come all'inizio, durante il bradisismo 82-84, ovviamente gli intertempi erano bassissimi e adesso non siamo ancora tornati a quei valori, ma siamo vicini. Vediamo però che la profondità media dei terremoti dell'82-84 era molto più varia di quello che abbiamo adesso, erano molto più profondi rispetto ai terremoti di adesso. Questi sono stati i terremoti di questo catalogo, però sono stati localizzati con molte meno stazioni rispetto a quelle che abbiamo adesso. E l'interdistanza tra i terremoti è molto maggiore rispetto ai terremoti di adesso, che comunque rimangono più concentrati nella zona Solfatara e Pisciarelli. Per quanto riguarda le deformazioni, questa curva di deformazione viene da un lavoro di Del Gaudio del 2010, dove analizza i dati dal 1905, dove è riuscito a ricreare la curva di deformazione verticale al suolo dal 1905. Mentre dal 1985 abbiamo le curve di livellazione, quindi questi dati sono dati ottenuti attraverso la livellazione, e dal 2000 ad oggi abbiamo invece l'analisi fatta col GPS. Questa curva mi è stata fornita da Prospero De Martino, e sostanzialmente quello che avviene è che questa curva si va a posizionare in questo punto. Come si vede, abbiamo superato il sollevamento massimo avvenuto nell'84, ma l'andamento è molto più dilatato nel tempo, cioè nell'82-84 il sollevamento è stato molto veloce, così come nel bradisismo degli anni 70, del 69-72. Mentre adesso il sollevamento è comunque più lento rispetto al periodo precedente. Quello che abbiamo intenzione di fare è di analizzare tutti i dati dall'82-84
fino ad oggi, quindi di analizzare tutto il catalogo insieme per vedere quali sono le analogie e quali sono invece le differenze rispetto al bradisismo di allora. Abbiamo anche terremoti precedenti all'82-84 relativi al bradisismo degli anni 70, ma non sono associabili a magnitudo perché la scala di magnitudo, magnitudo durata stiamo parlando, è stata fatta con i dati del bradisismo e quindi non li possiamo usare in questo, per questo tipo di analisi. E allora, questo è il confronto fatto tra i terremoti registrati dal 2000 ad oggi, o qualche mese fa, per quanto riguarda i Campi Flegrei, e questi invece sono i terremoti registrati durante il bradisismo e fino al 99. In realtà ci sono pochi terremoti dall'84 al 99. Come vediamo, sono molto più la localizzazione interessa una zona più ampia dei Campi Flegrei. Questi sono tutti localizzati nel modello di velocità 3D che finisce a 8 km, quindi non abbiamo terremoti più profondi di 8 km, perché è dove finisce il modello di velocità. Chiaramente questi terremoti sono localizzati con un errore molto maggiore, però vediamo che adesso i terremoti sono comunque più concentrati nella zona al di sotto di Solfatara e Pisciarelli, mentre qua avevamo anche questa seconda fascia, che è quella poi che vediamo che riguarda la faglia a mare nord-ovest, sud-est. E con questo ho concluso. Grazie Anna, grazie infinite. Per vedervi devo scondividere lo schermo? Come vuoi. No, perché però se ci sono domande hanno bisogno... Sì, esatto. Ecco, così vi vedo, ecco, vedo se ci sono, se ci sono domande. Ci sono domande per Anna? Commenti? Ilenia. Ciao Anna e buongiorno a tutti. Avevo una domanda per te. I modelli che hai presentato e anche proprio i risultati del lavoro che hai fatto possono essere compatibili con un movimento che interessa chiaramente in maniera relativa la zona della Starza rispetto chiaramente alla parte affiorante della caldera, considerando gli allineamenti e i meccanismi focali che hai, diciamo, che siete riusciti ad ottenere? È possibile pensare che questi risultati abbiano a che fare appunto con un movimento relativo magari di abbassamento della starza al quale corrisponde questa diciamo associazione faglie diverse e faglie inverse, a cui poi si sovraimpongono queste strutture di direzione nord-est-sud-ovest? Allora, sicuramente questa zona si muove in maniera differente al largo della starza, perché la starza, almeno nella mia ottica, si finisce più o meno qua. Quindi questa zona si identifica più al largo della starza. Il fatto è che questi terremoti sono tutti molto più profondi rispetto a quelli dei Flegrei, nel senso di 3-4 chilometri, per chi fa sismologia tettonica, ovviamente dire profondi questi eventi è strano, però sicuramente questa zona si comporta in maniera disgiunta rispetto a quest'altra, perché questi terremoti sono tutti compatibili con il sollevamento, quindi ci aspettiamo terremoti normali in quest'area che ovviamente si sta distendendo, ma in quest'area diciamo che è difficile dare una risposta sicura, però è possibile che ci sia un movimento diverso in questa zona. Sicuramente la sismicità è inversa, però dove si disgiunga è difficile dirlo. Non so se sia la zona della starza, però segnali. No, è chiaro, la starza non è quella a mare, è proprio, mi riferivo questa, più che altro alla possibilità che sia okay, un blocco, per cui da un lato c'è una sorta di distensione, con tutte le conseguenze sia sismiche che in termini di altri parametri, no, che osservate, dall'altro lato c'è probabilmente invece questa compressione che favorisce anche terremoti più profondi, magari anche più energetici rispetto agli altri. Ma
insomma, giusto come ipotesi, non so se è corretto o se Diciamo può che è essere. un'estrapolazione un po' forzata, nel senso che non si può dire questa cosa con i terremoti così come sono. Cioè, Ok, potrebbe grazie. essere compatibile, ma non c'è nessun constraint evidente dai terremoti in questo caso. Grazie. Vediamo. Giovanni Piadini. Niente, volevo intanto ringraziare Anna per l'ottimo lavoro solito che ho già apprezzato perché siamo stati coautori. E poi niente, a proposito di questo, io non so bene, non sono un sismologo, però sicuro le correlazioni che ci sono con della sismicità col sistema idrotermale sono estremamente evidenti. A parte il CO2 che ha fatto vedere, anche proprio i flussi che si misurano. Non ci scordiamo che in zona solfatara esce una quantità di gas paragonabile a quella emessa da un vulcano attivo, da un plume vulcanico, a tutti gli effetti, come quantità, e anche da un punto di vista energetico estremamente forte. Per cui mi è piaciuto proprio questa parte di Anna in cui fa vedere queste correlazioni col sistema idrotermale. Il mio sospetto è che proprio sia qualcosa, uno dei motori di questa sismicità perlomeno, sia qualcosa all'interno del sistema idrotermale. Quello poi che evidenziavi con la tomografia e con la sezione di La Alta. sensibilità. Prego Fabio, Orchetta. Anna, sono Fabio. Ciao Io Fabio. ti voglio ringraziare della presentazione che stando anche qui fuori mi sono sentito a casa, tu lo sai, sto a Milano. No, forse magari mi sono perso io qualcosina. La mia curiosità era su per quanto riguarda la stima del B-value, visto la lunga difficoltà e la dipendenza dalla magnitudine di completezza e catalogo. Voglio sapere se sono stati anche considerati, cioè è stato considerato anche un altro tipo di approccio, quindi anche quello bayesiano, oppure soltanto effettuando la maximum like estimation della pendenza. Cioè ci sono state altre metodologie per la stima del B-value, in modo tale da confrontare il grafico che tu hai fatto l'andamento, quindi magari per vedere se corrispondeva, magari me lo sono perso io. No, in realtà questa è stata la parte, diciamo, prima di tutto il lavoro, perché la stima di magnitudo di completezza e insieme di B, perché una volta che definisci la magnitudo di completezza, il calcolo del B, diciamo, è abbastanza semplice. Tutta questa parte ha portato via un sacco di tempo, Ok, sì. perché, diciamo, no, allora no, non è che posso declusterizzare un catalogo di sciami, ovviamente. Quindi abbiamo dovuto utilizzare tutto il catalogo e ogni volta che avveniva uno sciame c'era una variazione del B, quindi, e anche della magnitudo di completezza. Quindi siamo, diciamo, è stato un lavoro forward and backward continuo. Per l'analisi della magnitudo di completezza ha portato via un sacco di tempo e anche per quello abbiamo fatto anche l'analisi teorica della magnitudo di completezza per avere una Okay. garanzia su quello che stavamo facendo. Ok, vabbè, grazie. Luigi e poi Rita. Ciao Anna, grazie per il Luigi. seminario. Ciao. Senti, avrei tante domande, mi limito a un paio. Allora, quando hai mostrato il confronto di localizzazioni per gli sciami, si vedeva quella forte clusterizzazione al momento in cui localizzavi con only lock. Con iPod ID si Con classifica. iPod, con Ok, iPod ID, scusa. sì. E volevo sapere una cosa, i modelli di velocità sono gli stessi nei due No, casi? no, in realtà io ho provato sia con gli stessi che con che utilizzando in questo nel caso di iPod ID alla fine ho utilizzato un modello a strati piano paralleli perché sono talmente vicini i terremoti che facevo peggio quando andavo a utilizzare il modello 3D con iPod ID. Mentre per quanto riguarda i terremoti Lo con dicevo l'iPod. perché diciamo in un paio di casi ho visto degli allineamenti in orizzontale Sì. che mi insomma diciamo Infatti, allora, in realtà nell'uso di iPod ID
c'è intrinseco il fatto che i terremoti devono essere molto più vicini delle, rispetto alle stazioni, cioè lontani dalle stazioni, vicini tra di loro sostanzialmente. Cosa che ai campi fregai non è sempre garantita, perché le stazioni sono vicinissime e sono vicinissime anche ai terremoti. Infatti poi nella stima dei meccanismi focali abbiamo prediletto le localizzazioni fatte con Nolin Lock. Ho capito. Senti, invece, per quanto riguarda il confronto tra distribuzione della sismicità rilocalizzata nel modello 3D 83-84, allora, una cosa che mi sembra di vedere di differente rispetto all'ultima, quella rossa, la mappa. Aspetta, quindi questo. Chiaramente io parlo da uno che non conosce, esatto, che non è che conosce bene questa zona, quindi può essere che dico banalità. Trovo interessante questo fatto che nella zona di Bagnoli, vedi? Sì. Si intravede un allineamento, diciamo, nord-nord-est, sud-sud-ovest, che è questo qui dove c'è il... che invece mi sembra che nell'83-84 non si vedeva. Allora, qua torno un attimo un po' al discorso generale. Il fatto che l'83-84 sia più una sismicità più diffusa, su un'area un po' più estesa, e quanto può essere a parità di modello di velocità utilizzato e tecnica un effetto della qualità del dato, cioè in termini di rete... che era stata ovviamente questa, che cos'è, la rete di USGS? Sì, questo è il Wisconsin. Cioè un effetto, questo fatto della sismicità è più diffusa, e secondo te è un effetto della diciamo reale, oppure può essere che le localizzazioni sono affette da maggiore errore, quindi c'hai una minore comunque clusterizzazione di tutto quanto? Che ne pensi? Cioè, allora, in realtà comunque nella zona centrale era abbastanza fitta anche la rete Wisconsin. La cosa che vogliamo fare è anche quella di fare la stima della qualità della rete per quel periodo, che ancora non ho fatto. Però io credo che ci fosse anche una maggiore coinvolgimento delle aree periferiche, cosa che adesso c'è di meno. Cioè, credo che sia anche reale, però... diciamo, è una parte per la quale sto ancora lavorando. Comunque è carino questo allineamento a Bagnoli, cioè là sotto, cioè vedi che nell'83-84 se quella zona era ben campionata non si vede. Allora, c'è anche da dire che questo allineamento è dovuto alla presenza di una stazione. Come ti dicevo, siamo talmente nel piccolo, nei campi flegrei, che le stazioni sono talmente vicine che arriviamo anche... questi sono i terremoti del catalogo, quindi localizzati dal laboratorio e dai turnisti, quindi con AIPO, non AIPO-DD, con AIPO 71, un modello di velocità stratificata parallele. Quello che succede è che questi allineamenti che vedi qua sono fittizi, perché sei talmente nel piccolo. Ok, è una stazione. Ok, quindi in realtà non si vede molto questo allineamento quando nella localizzazione, perché... questi qua che sono localizzati, purtroppo risulta schiacciata l'immagine, però non c'è un vero allineamento qua, non si identifica. Va bene. Grazie. Prego. C'era Rita Di Giovanna Battista. Sì, c'è Rita. Sì, grazie Anna. Molto interessante. Due domande. Uno, quando fate le analisi di... per le stime dello stress drop, in realtà con segnali di questo evento, che rapporti segnali-rumore dovete prendere? Allora, in realtà non sempre è possibile farlo, perché i rapporti segnali-rumore sono molto bassi a volte. È lo stesso motivo per cui a volte non riusciamo a calcolare il meccanismo anche per eventi magari di magnitudo 2, per cui che vengono presi dalla rete, ma se stanno nella coda di qualcun altro, di un altro evento, non li riusciamo a vedere. In questo caso c'erano parecchie stazioni, anche stazioni della rete mobile, molto vicine alla zona del terremoto, e quindi è stato possibile calcolarlo, ma non sempre riusciamo, perché quando ci troviamo proprio al di sopra dei terremoti abbiamo rapporti segnali rumore molto, molto buoni, ma siamo vicinissimi, quindi dobbiamo utilizzare anche altre stazioni più lontane per fare l'analisi. In generale direi 4-5 ci basta per stimare un rapporto segnale-rumore di 4-5 lo utilizziamo.
Beh, quindi superiore al famoso 3 raccomandato minimo per l'analisi. Ma di solito abbiamo, cioè a volte abbiamo anche un rapporto 2 che non ci... Non sì, e poi da una delle prime figure che ha fatto vedere con l'accumulata del numero degli eventi, l'andamento sembrava un tipico andamento dell'accelerating moment release, tipico in ambiente tettonico dei processi di preparazione con varie spiegazioni di modelli, da modelli SOC ovviamente a instabilità di varia natura. Avete mai pensato di provare a fare il fit del time to failure della magnitudo attesa? No, qualcosa del genere lo fece Luca, di fittare però modelli vulcanici. Col modello tettonico non abbiamo mai fatto questo fit. Lo possiamo provare a fare. Anche se c'è da dire che la zona dei campi, la massima magnitudo attesa per la zona dei campi Flegrei non è molto elevata, non come in zone tettoniche, perché i campi Flegrei sono totalmente fratturati. Sono tanti blocchi disgiunti, come ci dicono Mauro e Roberto Isaia. Ok, grazie. Sì, prima di passare a Gianni Giannaccone, hai citato Luca, immagino con Luca D'Auria. Ah sì, scusa. Vi ricordo che a metà febbraio Luca ci farà un seminario di aggiornamento sulla sismicità in occasione dell'eruzione del Combre Viega. Prego Giovanni. Ok, grazie Anna per questa presentazione, anche perché penso sia uno dei più grandi puzzle scientifici capire la sismicità dei campi Flegrei e anzi mettere anche insieme i dati di sismicità, geochimica, deformazioni del suolo e tutti quelli disponibili sia veramente una cosa molto complessa e veramente difficile, per cui apprezzo tutti questi lavori. Però volevo fare una domanda. Nella tua presentazione tu hai fatto riferimento continuamente ai fluidi e hai mostrato anche delle correlazioni con l'emissione di fluidi dei campi Flegrei. Hai completamente, diciamo così, ignorato, volutamente immagino, il termine magma, intrusione magmatica, quando di fatto anche un'intrusione magmatica può essere una delle spiegazioni del campo di deformazione dei campi Flegrei. La mia domanda riguarda proprio come sismologa, quali sono secondo te i tipi di indagini da fare con tutta questa mole di dati disponibili, dati sismologici disponibili, ma quali tipo di analisi di nuove indagini sismologiche andrebbero fatte nell'area, appunto per avere un'idea, ma c'è questa intrusione magmatica, dove sta, quanto è grande, che volume c'ha? C'è qualche metodo che tu c'hai in mente, qualche tipo di studio, tipo di analisi per appunto rispondere a questa domanda? Allora, in realtà quello che stiamo facendo, siccome adesso il numero di terremoti è molto più elevato, è fare di nuovo la tomografia della zona Flegrea. Però quello che mi aspetto, anche da come sono gli sciami, il fatto di avere per esempio lo sciame del 2012, sembrerebbe che qualcosa abbia cercato di intrudersi ma non ce l'ha fatta. Quindi i sospetti ci sono. Le analisi che stiamo facendo, ti ho detto, sono queste della tomografia, ma non mi aspetto di vedere grandi risultati perché mi aspetto delle intrusioni piccole in questi casi. E l'altra analisi che stiamo facendo è l'utilizzo della cross-correlazione del noise. E anche nel caso di intrusioni piccole, magari la cross-correlazione, lo stacking delle cross-correlazioni ci può permettere di vedere se ci sono variazioni nella velocità e anche magari di localizzarle attraverso una tomografia. Queste sono le uniche indagini sismiche che mi vengono in mente per vedere questi dati, a parte la possibilità di vedere ovviamente LP, ma ne vediamo veramente pochi e spero di vederne ancora meno. Perché mi può far pensare al passaggio di nuovi fluidi. Per quanto riguarda invece la parte multiparametrica, sicuramente la geochimica ci può dare una mano. È una cosa che ho chiesto più volte a Prospero e di cui ritorneremo a parlare, perché ovviamente ci siamo fermati perché la mia maternità mi ha un po' bloccato, diciamo.
Sicuramente è vedere anche qual è la sensibilità della rete GPS, comprese ovviamente le stazioni Medusa, nel caso di una deformazione più locale, cioè se i campi plegari non si deformassero con la loro forma campana come fanno normalmente, se cominciassero ad avere una deformazione locale in qualche punto, noi che sensibilità abbiamo per capire che sta avvenendo una cosa del genere? E questa è una cosa su cui stiamo lavorando. Okay. Però dal punto di vista sismologico, oltre alla tomografia, la mia speranza è più l'analisi della cross-correlazione del noise per capire se c'è qualche movimento di fluidi differente. Mi inserisco prima di Giovanni e Lucia proprio questo perché volevo dire, ma perché non tutto attraverso l'attenuazione non ti aspetti di vedere qualche variazione negli ultimi anni? Sì, ma devo andare molto nel piccolo, cioè nel senso che con le tomografie spesso non riesco a vedere queste cose, almeno le possiamo ipotizzare, però ci vuole, secondo me, l'unico approccio è quello multiparametrico per capire se veramente c'è qualcosa del genere. Io scusami, un ultimissimo commento. Siccome un'eventuale intrusione magmatica, ricordo appunto il lavoro che aveva fatto Gianni Macedonio come modellistica del campo di deformazione con una possibile intrusione, un'eventuale intrusione è di estesa come superficie, ma molto piccola eventualmente come spessore. Per cui da un punto di vista sismologico è difficile vedere un riflettore di dimensioni, però un riflettore probabilmente, se uno ha qualche idea di che cos'è una definizione, diciamo, di magma dal punto di vista meccanico, propagazione delle onde, forse si può anche vedere un riflettore che dovrebbe essere una superficie abbastanza estesa, quasi quanto l'intera caldera. Forse su questo uno andrebbe più, bisogna focalizzare su trovare una superficie di discontinuità riflettore, non so quanto forte, piuttosto che un corpo magmatico volumetrico che invece è di piccolo volume e quindi difficilmente vedere in trasmissione. Probabilmente qualche ragionamento, però insomma è un ragionamento molto così qualitativo che sto facendo, ovviamente, solo un'idea. Allora, insieme a Luca D'Auria abbiamo provato, prima che andasse a Tenerife, abbiamo fatto delle analisi utilizzando i programmi che avevo sviluppato per la tomografia scattering, cioè sostanzialmente cross-correlando le forme d'onda, spostandole tra loro, per vedere di identificare un riflettore. Però non ci venivano dei buoni risultati, cioè non abbiamo trovato qualcosa di chiaro, perché nella zona a mare si vedeva forse qualcosa, ma non erano risultati buoni, cioè almeno coi dati di allora. Adesso che ci sono molti più terremoti possiamo riprovare a fare questo tipo di indagini. Okay, fino al 2017 i terremoti erano veramente pochi da utilizzare. Giovanni e poi Lucia. Faccio un'ultima domanda, poi aspetto la risposta e devo andare via e colgo l'occasione per salutare tutti i colleghi amici dell'osservatorio e dell'ING. Comunque, di quegli sciami che hai analizzato e che sono rimasto colpito dal fatto che quello del 2013 o 2012, non mi ricordo, adesso sarà 2012-2013, ha delle caratteristiche molto differenti, la localizzazione, eccetera, la profondità, eccetera. Quello è l'evento, mi sembra, che fu a cui si può legare quella deformazione che era stata interpretata da Macedonio e Luca come intrusione magmatica. C'è qualche altra evidenza? Ossia, tu che ne pensi? Basta. Allora, sicuramente è molto probabile in questo caso l'intrusione. C'è anche un lavoro proprio di Luca Primonome col gruppo di Lanari, dove invertono i dati di deformazione per vedere la possibile intrusione di fluidi dal profondo, quindi di magma. E è molto probabile che nel 2012 ci sia stato questo tentativo di...
di intrusione da parte di un fluido. Ma un altro sciame, secondo me, caratteristico che è, diciamo, che segna un punto di svolta è quello del 2018, secondo me, dove che è avvenuto non in concomitanza con una deformazione, non è stata registrata una deformazione precedente, si è avuta la deformazione che continuava da prima, è localizzato un poco più a est rispetto alla solfatara e qui ci sono state anche variazioni, da qui sono cominciate anche le variazioni geochimiche, almeno quelle CO su CO2, CH4, poi tu le conosci meglio di me. Grazie Anna, sì, quello del 2018 lì è cambiato, per geochimica è cambiato il sistema, sono aumentati i flussi, sono triplicati i flussi, è diventato forse più riducente, ancora non avevamo capito bene che è successo, qualcosa però è interessante, forse sono argomenti in cui bisogna andare più a fondo. Grazie molto Anna, sei stata bravissima, ancora ciao a tutti. Ciao Giovanni. Prego, okay, grazie. A parte grazie Anna, bellissimo seminario. E no, volevo, rispetto a quello che aveva chiesto Gianni Annaccone, pur non essendo io un esperto, volevo ricordare soltanto che ci sono i dati di gravimetria che potrebbero eventualmente indicare l'arrivo, cioè, di un'intrusione, insomma, la risalita di magma. Parlando con Giovanna Berrino, sembrerebbe che almeno per l'ultimo periodo, cioè per il periodo che va dal 2000 fino ad oggi, non ci sia questa evidenza. Quindi, diciamo, questo potrebbe essere un dato che in linea con quanto pure ci ha raccontato Anna fino adesso ci fa pensare che la sismicità sia per lo più legata alla parte relativa al sistema geotermale più che all'intrusione di magma. Questo almeno per quest'ultima, fase di arresto. Per l'82-84 è un po' diverso il discorso anche in questo senso. Non so, Giovanni, se ti ho aggiunto un'informazione che può essere utile. Sì, penso sia molto interessante anche questo, anche però, come dicevo prima, è un grande puzzle i campi Flegrei, mettere insieme tutti i vari, chiamiamoli così, componenti, dati sismici, sismicità, epicentri, deformazioni, gravimetria, tutto quanto veramente è complesso. Io sulla gravimetria andrebbero fatti anche qua, però, degli studi un poco teorici di sensibilità, nel senso che un'intrusione, quale tipo di intrusione noi riusciamo a vedere con una rete da strumentazione gravimetrica, considerando tutto quello che c'è ai campi Flegrei e quale no. Un poco, diciamo così, quello che ha fatto vedere Anna con la sensibilità che ha mostrato cosa vede, può vedere una rete sismica, e appunto uno dei suoi prossimi obiettivi era fare anche lo stesso ragionamento, giustamente, per la rete geodetica, per la rete GPS, vedere un poco in base alla geometria della rete cosa può vedere di un'eventuale diciamo deformazione locale rispetto a questo andamento generale che conosciamo tutti quanti. Ecco, andrebbe fatto anche per la gravimetria, proprio per rendersi conto, l'ipotetico modello mostrato appunto da Macedonio per una estesa intrusione magmatica, ma di piccolo spessore, questa che tipo di segnale gravimetrico fa vedere e se questo realmente è possibile vederlo con la strumentazione che abbiamo a disposizione. Ma insomma, anche questo è un lavoro futuro, penso non secondario, che spero che si faccia comunque. Marco Filippo Carlino. Sì, ciao Anna. Intanto complimenti per il lavoro perché è molto molto interessante. Io ho più che altro una curiosità, perché per un momento mi sono allontanato e non so se l'hai esposta o no. Ma avete provato a fare un'analisi, diciamo, del B-value dividendo il volume sismogenico in zone? Cioè, perché, allora, io lo dico perché noi abbiamo fatto un lavoro simile sull'Etna di recente, però è tutto un altro contesto, anche perché noi abbiamo una magnitudo di completezza molto maggiore, abbiamo da 0,7 a 1,9 addirittura, 1,1 in media, perché lì c'è tutta una serie di problematiche anche legate ai segnali prettamente vulcanici. Però noi abbiamo fatto una, diciamo, un'analisi volumetrica, quindi abbiamo distinto, ovviamente lì la sismicità è molto più diffusa sull'Etna, quindi non, cioè, più che un suggerimento è una curiosità. Cioè, secondo te è possibile fare un'analisi volumetrica del B per eventualmente
aggiungere qualcosa in più e quindi magari identificare quali sono le zone di alto B rispetto a zone di basso B, quindi dove eventualmente può essere localizzata l'intrusione dei fluidi o comunque quella zona di sovrappressione di fluidi che fa alzare il divario. Allora, in realtà un'analisi volumetrica non si riesce a fare perché i dati sono troppo concentrati. Abbiamo provato a fare un'analisi con la profondità, questo è il B-value che varia con la profondità e queste sono analisi che sto ancora riprendendo, adesso sto riprendendo in mano perché è 10 giorni che sono ritornata a lavorare. E nel 82-84 era stata fatta un'analisi non volumetrica, un'analisi solo solo per la zona centrale e la zona più esterna della caldera. Volumetrica è quasi impossibile perché stiamo parlando di 3 km di profondità di eventi e diventano troppo pochi. Per ora siamo riusciti a fare la variazione in profondità. Io mi aspetto una differenza tra questi eventi, tra il B di questi eventi e il B di questi, ma sono ancora troppo pochi. Inoltre, quando vado a prendere il B di questi eventi qui, rischio che la magnitudo di completezza non sia più confrontata, cioè non sia più la stessa rispetto a questi qua, quindi li devo valutare separatamente. Però per ora l'analisi volumetrica è impossibile ai campi Pregrei, sono troppo pochi e Però già troppo questa analisi di concentrati. profondità, sì, lo dico, sarebbe interessante in effetti vedere i risultati dell'analisi del D-value, della funzione di profondità. Vabbè, Questo è in funzione della profondità, cioè questi sono i risultati in funzione della profondità. Per ora ho provato a fare di più, però diventano troppo pochi gli eventi e poi il B non è più stabile, cioè grazie. la Ecco, mi sa che stima mi ero del B non perso è questo slide. stabile. No, non l'avevo proprio messa perché sono analisi fatte, cioè è dopo la fine della presentazione questa slide. Ok, comunque complimenti, grazie. Ok, direi che se non ci sono altre domande, possiamo concludere qui. Grazie ancora, Anna. Io interromperei la registrazione. Auguro buon pomeriggio a tutti e ancora una volta buon anno.